mattina. Martedì 11 settembre del 2012, buongiorno, buongiorno a tutti con Uno Mattina Caffè. 11 settembre inevitabilmente ci ricorda quello che è successo all'inizio del nuovo millennio, le immagini drammatiche che forse possiamo ancora rivedere, che sono lontane ma che in qualche modo condizionano ancora la storia. L'importante è tenere desta all'attenzione su questi temi che ovviamente hanno a che fare con il vissuto quotidiano di tanta gente. Il cinema e la televisione possono aiutare. Possono aiutare nell'attualità, ma possono aiutare anche a ricordare, questo è uno dei compiti, diciamo, fondamentali della RAI e del servizio pubblico. Da questo punto di vista io saluto Renzo Gattegna, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, buongiorno. Buongiorno. E con accanto a lui Giuseppe Pelloni, direttore della Biblioteca della Shoah di Fiuggi. Buongiorno. Allora, si è tenuta questa 13ª giornata dedicata alla cultura ebraica nel nostro paese. Noi abbiamo anche delle immagini significative che in qualche modo ci possono dare un segno della presenza e della profondità storica della presenza della cultura ebraica. Credo che dovremmo avere un'immagine del ghetto di Venezia, l'avevamo cercato, ma insomma arriverà in qualche modo. Allora, sì. Intanto Renzo Gattegna ci spiega che cosa è accaduta domenica. Vorrei inquadrare brevemente la storia di questa giornata. Le nostre generazioni ebraiche vivono un momento di speranza, che speriamo non sia un'illusione, di essere arrivati a vivere in una società dove il dialogo e la comprensione prevalgano su tutte le altre tendenze. Pensiamo che sia necessario coltivare questa tendenza e dare un nostro contributo attraverso una fase di apertura anche da parte nostra, di conoscenza, e soprattutto far conoscere chi siamo effettivamente. Allora abbiamo istituito due giornate. La prima domenica di ogni anno di settembre abbiamo istituito a livello europeo la giornata europea della cultura ebraica, che è quella che si è svolta, certo, e ha avuto Venezia come città capofila, e il 27 gennaio di ogni anno il giorno della memoria, che ha la funzione di non far dimenticare quello che è accaduto con la Shoah. In questa giornata sono stati aperti anche molti siti, ricordiamo, sì, è una curiosità, forse non tutti lo sanno, che la Mole Antonelliana nella sua destinazione iniziale, sì, doveva essere la grande sinagoga di Torino. È stato possibile visitare il ghetto di Venezia. E poi un, sì, aspetto che della cultura ebraica non sempre si ricorda, perché la cultura ebraica, specialmente nella sua radice centroeuropea, è attraversata da uno spirito profondamente ironico e umoristico, esatto, il vizz in qualche modo, sì, no? Ogni anno si sceglie un argomento diverso, quest'anno abbiamo scelto l'umorismo ebraico, proprio perché l'umorismo ebraico è qualcosa che ha la dignità di un genere letterario, perché è fatto di brevi storie dove ci sono grossi contenuti umani, cultura e descrizione di abitudini. Ha avuto un notevole successo perché l'umorismo ebraico è fatto molto di autoironia, cioè è un modo di ridere un po' degli altri, ma molto anche di se stessi, dei propri pregi, dei propri difetti, veri o presunti. Basta pensare soltanto a Woody Allen per capire da quale parte stiamo, visto che Woody Allen da lì viene. Allora, tutti credo che conosciamo l'immagine simbolica di quel candeliere, candelabro a sette braccia, diciamo, sì, no? La menorah è uno dei segni in qualche modo che identificano profondamente la cultura ebraica. Ci sono anche tanti significati e tante diverse interpretazioni che vengono date su questa particolare forma di questo elemento. È il più antico simbolo della religione ebraica. I significati, diciamo, quelli più ricorrenti sono il roveto ardente, da cui il roveto ardente parlò di Mosè. Dio, si rivolse a Mosè sul monte Erob. Ma più semplicemente è stata accettata anche l'interpretazione dei sei giorni con cui Dio creò il mondo, e il candeliere centrale rappresenta il sabato, lo Shabbat. Presente il sabato, il giorno perché nella cultura ebraica il giorno sacro ebraica è il sabato. E quindi la menorah, che tutti ricordano, è quella che sta nell'arco di Tito, 70 d.C., quella portata a Roma, scomparsa per sempre. Sono sorte molte leggende, ma le lasciamo da parte, perché quello qui è importante parlare è il ritrovamento della menorah di Antigoli, l'Odierna Fiuggi, una menorah datata presumibilmente alla fine del 1400, perché di fattura catalana, e viene a dare a questa scoperta di questa pietra incisa. È stato ritrovato questo
marmo, credo, questa incisa. È una pietra calcarea incisa che era sepolta da strati di intonaco in via del Macello, nel ghetto antico di Anticoli, che come dicevo è l'Odenna Fiuggi. C'erano i documenti che parlano di questo insediamento ebraico, sono molto pochi, il primo del 1183, che ne parla lo statuto di Anagni, un altro documento del 1215 che parla che Innocenzo III dona in enfiteusi il castello di Fumone a Leone di Anticoli, però questo viene a testimoniare di una presenza reale. Noi abbiamo trovato tracce anche di una sinagoga, di due vasche rituali nel sottoportico chiamato della sinagoga, sempre nel borgo di Anticoli. È possibile vederlo questo reperto? Sì, è possibile visitarlo. Fino adesso è stata scoperta e ripulita il 25 luglio, abbiamo avuto più di 1500 presenze. Benissimo, io ringrazio.